quando grazie allo sport tutti, grandi e piccini, campioni come semplici appassionati, possono sentirsi protagonisti al centro della piazza. È lo spirito dell'iniziativa del Comune di Ancona, fortemente voluta dall'assessore Brisighelli, Sport in Piazza 2011. Mix di sport, musica, solidarietà e divertimento fino al 29 luglio in Piazza Pertini. Sabato si è concluso il 16° trofeo di calcio a 5 senior Città di Ancona, che ha visto la vittoria della Moretta per 3-2 sull'Isola che non c'è. Tra i prossimi appuntamenti da segnalare il 22 luglio alle 21 il triangolare Sosteniamo l'Ancona, consiglieri, assessori comunali, dirigenti dell'US Ancona. Martedì sera anche la squadra di ETV è scesa in campo per fare festa con una gara esibizione contro una agguerrita selezione di dipendenti comunali. Partita nella partita il derby di casa Tizzani, uno contro l'altro il nostro di casa ETV Alessandro contro il Daniele, capitano della squadra comunale. Gara tecnicamente divertente, intensa e sempre in bilico sul piano del risultato. Tra il primo e il secondo tempo, splendida esibizione di capoeira proposta dal gruppo di capoeira Nagò, attivo in Ancona e allenato da Formado Ghinomo. Per la cronaca, la partita è finita sul 5 pari, ne è seguita un'interminabile lotteria dei rigori che non voleva saperne di decretare un vincitore. Dopo tre serie di tiri dai 6 metri, due capitani, Socci e Tizzani, hanno salomonicamente sollevato insieme la coppa di fronte ad un pubblico di grandi e piccini. Qualcuno ha ghignato dagli spalti, ecco un altro biscottone, si sono messi d'accordo. Giornalisti e dipendenti comunali, si sa, sono pappa e ciccia. Luoghi comuni o verità? A giudicare da queste immagini, la partita è stata vera. Sia come sia, appuntamento a Sport in Piazza 2012 per il vincitore.